Oggi si festeggia San Giovanni da Chenti, un santo veneratissimo in Polonia. Il suo culto si è ulteriormente intensificato tra i polacchi da quando è salito al soglio pontificio Giovanni Paolo II, già arcivescovo di Cracovia. Imprevedibile il destino di San Giovanni da Chenti, un uomo di scienza e anche di grande fede, che la tradizione popolare ha voluto designare non solo come protettore dei seminaristi e dei loro professori, ma addirittura dei ladri che egli affronterà in vita con la forza di chi è in grado di trasformare anche una rapina in una occasione di conversione. Si racconta infatti che mentre stava per giungere a Roma come pellegrino, la diligenza fu assalita dai ladri che si fecero dare tutto il denaro che il santo portava con sé. Quando Giovanni consegnò il suo gruzzolo ai malviventi, i malviventi chiesero: "Ma questo è tutto?" Il santo rispose di sì, ma mentre essi si stavano allontanando, si accorse che gli era rimasta in tasca una moneta. Scese dalla diligenza e li rincorse in fretta per consegnarla ai ladri. I ladri, stupiti, restituirono tutto e cambiarono immediatamente vita. Comunemente chiamato Canzio a causa della latinizzazione di Chenti o Cheti, sua città natale in Polonia, Giovanni nasce nell'anno 1390 sotto il re Ladislao II, iniziatore di una decennale guerra contro i cavalieri teutonici. Nulla sappiamo noi del primo periodo della sua vita, se non che a 23 anni si iscrive all'Università di Cracovia, dove in breve tempo diventerà bacigliere, poi maestro in arti. Pochi anni prima, infatti, nell'anno 1400, il lituano Vladislao III, capostipite della dinastia Jagellone in Polonia, aveva sposato la principessa polacca Edwige, erede al trono, e aveva fondato l'Università di Cracovia, da cui sarebbero in seguito usciti celebri personaggi, tra i quali appunto il nostro santo. L'Università di Cracovia sarà per tutta la vita la sua casa e anche il suo terreno di missione. Giovanni, divenuto sacerdote e quindi direttore della scuola del monastero del Santo Sepolcro a Miekob, sarà proprio a Cracovia che ritornerà nell'anno 1429 per insegnare e studiare teologia, copiando di suo pugno, pensate, ben 15 codici che arricchisce e completa con le sue osservazioni e con i suoi commenti a margine. Ottimo professore, Giovanni sa coniugare la scienza con la sua fede, una fede limpida e profonda, opponendosi strenuamente contro alcune teorie del suo tempo che sostengono la superiorità del concilio ecumenico rispetto invece all'autorità e al primato del Papa, guida suprema della Chiesa Cattolica. Anzi, a chi nei pubblici dibattiti, lo offende per il suo attaccamento alla Chiesa, risponde con calma: "Deo grazie, grazie a Dio." Egli infatti non si lascerà mai vincere dalle varie animosità, rimanendo imperturbabile davanti a qualsiasi affronto. La sua vita è segnata da tanti episodi rivelatori della sua umiltà e anche della sua mitezza e della scelta di povertà che lo porterà a rinunciare a prestigiose e lucrose cariche religiose e anche a dividere ogni mese il suo onorario di professore con le famiglie più bisognose e disagiate. Si racconta che un giorno il nostro santo, dovendo partecipare a un ricevimento a corte in qualità di precettore dei principi, si presentò in abiti dimessi e venne messo alla porta da un usciere. E allora cosa succede? Il santo tornò con abiti più intonati alla festa e poté così sedersi alla mensa tra i nobili invitati.
Ma che cosa avvenne? Avvenne che un cameriere sbadato gli versò addosso un'intera portata e lui sereno commentò così: "E beh, è giusto che anche il mio vestito abbia la sua parte. È grazie a lui che sono potuto entrare qui." Il motto preferito di Giovanni era Excelsior, ossia più in alto, sia nella buona che nella cattiva sorte. Era importante per lui mirare al bene prezioso che si accumula con la carità. Nel corso della sua vita compirà quattro pellegrinaggi a Roma e un pellegrinaggio in Palestina, prima di morire nell'anno 1473 a Cracovia, appunto alla veneranda età di 83 anni, ancora titolare della sua carica di professore. Il suo corpo, sepolto nella chiesa universitaria di Sant'Anna, viene invocato contro le tarme e per accorciare i tempi di pena del purgatorio. E allora noi ricordiamo questo santo rivolgendo a Dio la nostra fervida preghiera. Raggiante fra tenebre dense, viene tra noi Gesù, la luce vera. Cammineranno le genti al suo fulgore, a lui si volgeranno con amore. La via prepariamo per lui, esulteremo innanzi al nostro Dio, che viene a noi qual fonte di salvezza, che viene a noi con equità ed amore. Venuto a redimere l'uomo, l'attira a sé con umiltà e mitezza. La fedeltà e la grazia manifesta, presente in mezzo a noi sarà per sempre. Ai poveri porta l'annunzio. Saranno i primi nel regno dei cieli. Saranno chiamati popolo di Dio. Farà con loro un'alleanza eterna. Un giorno avrà fine l'attesa. Saranno cieli nuovi e terra nuova. Dice il Signore: "Ecco, vengo presto." Dice la sposa: "Sì, vieni, Signore." Amen.